avevo delle cose da sistemare. Da sistemare. Sì. E allora queste cose me le racconti? Certo, visto che volentieri. Sei mamma di due gemelli. Sì. Faticoso? Keira. Beh, lo è stato, eh. Anzi, bene, parliamo anche di questo. Lo sarà ancora di più, secondo Beh, me. Non è vero che da piccoli abbiamo preparato questo per te. Benissimo. Debutta in TV a soli 9 anni come attrice, ma tutti la ricordiamo come l'ex letterina dal sorriso accattivante di Passaparola. Passaparola è stata per me una famiglia, una casa, una nicchia. Credo di essere diventata donna proprio in questi anni qui. Dopo quella fortunata trasmissione che le regala la grande popolarità, Alessia si divide fra sfilate di moda, programmi televisivi e seducenti calendari. Dove vuole arrivare? Lontano. Mentre i suoi amori da copertina riempiono ampie pagine di gossip. Se gli uomini fuggono, sono la prima ad inseguirli. Fino a quando una storia d'amore importante non dà una svolta alla sua vita. Alessia si dedica al teatro e diventa mamma di due bellissimi bambini. Tutto fa pensare a una favola a lieto fine. Ma la cronaca recente la vede in un'aula di tribunale, proprio contro il suo ex compagno. Che donna è oggi Alessia Fabiani? Beh, a questa domanda rispondiamo tra un po'. Sì, intanto, certo. Debutti a 9 anni e la tua volta buona sarà Maurizio Costanzo. Ma sì, sono indecisa se tra Maurizio Costanzo e poi Passaparola. Gerry Scotti, quindi. Gerry Scotti, quindi devo dire che la mia carriera è stata circondata da importanti personaggi, ma importanti persone a livello umano. Quindi Maurizio Costanzo è stato un po' il mio Pigmalione, poi anche lui era molto amante del teatro. Quando nove poi anni eri una ragazza, cioè, proprio una da bambina ho recitato in Orazio, quindi era questo primo esempio di sitcomedy. Dove in Italia ancora non era arrivata, erano un po' quei telefilm, non so se vi ricordate, gli anni 80, quindi c'erano i bambini con i caschettini, le lentiggini, io ero una di queste. E Alberto Silvestri aveva la penna di questa serie, era all'interno del contenitore di Buona Domenica e andò molto bene, io ero piccolina, insomma. Chi ti accompagnava? Mia nonna. La tua nonna? Nonna Laura, mi accompagnava, ci venivano a prendere con la macchina, quindi io mi sentivo importante. Dove ti hanno scovata? Cioè, come, dove vivevi? In un premio flaiano che si svolge a Pescara ogni certo. anno, mi notò Maurizio Costanzo e mi chiese di andare a chiamare mia madre. Io dico, oddio, che ho combinato? Certo, 9 anni, chiamo nonna, mamma, Maurizio Costanzo, ho fatto che qualcosa. Comunque già aveva un volto, certo. No? È importante, famoso, quindi anche io sapevo benissimo chi fosse. Dice, mi chiami un secondo tua madre? Dico, oddio, ma sicuro è successo qualcosa? Perché già avevo fatto uno sgambetto ad un giornalista, quindi cioè, già ero uno, racconta avevo, che questo è molto divertente. Avevo fatto uno sgambetto, beh, io ero un po' apposta? Dispettosa, sì. Perché continuava a passare, mi dava fastidio, non guardavo. E tu l'hai fatto cadere? L'ho fatto cadere. Ma chi era questo giornalista? Non lo so, un fotografo, un fotoreporter, c'erano tante di queste Bene, figure. Bel caratterino. Bel caratterino. Quindi, da bambina era una peste. Questo devo dirlo, devo ammetterlo, quindi i miei figli si hanno ripreso da me, il motivo. Dopodiché Costanzo mi chiama mia madre e dice questa bambina sarebbe perfetta per rivestire questo ruolo, è libera per fare queste puntate di appunto Orazio, accettammo. E poi ogni fine scuola venivo a Roma al Centro Palatino. E tu ti sentivi importante? Com'era? Cioè tu capivi quello che ti stava succedendo oppure no? Perché comunque al Centro Palatino. Io ho avuto sempre il pallino di fare l'attrice, proprio di recitare, cioè io volevo essere altro da me. Sempre voluto giocavo con le amiche di mia nonna, le mettevo sedute sul divano e dicevo adesso facciamo che voi siete gli spettatori e io sono l'attrice. I tuoi genitori come vivevano questa I miei genitori questa sono, tua voglia di emergere? Sono ancora giovani, quindi sono stati tanto giovani. Quindi mi hanno un po' sempre assecondata. Da un certo punto di vista, secondo me, il loro eccessivo amore li ha fatti, ecco, mamma, li ha fatti fidare di me. E loro quindi si separano? Sì. Cos'è che ti commuove, Alessia? Beh, la situazione, io non parlo molto spesso di me, soprattutto in televisione, forse una delle poche occasioni, no? E adesso ovviamente c'è tutto un vissuto
che ho dentro e mi fa piacere regalarlo comunque a te, che sei una mamma eccezionale. E questo te lo dico, e non piangere anche tu perché vedo che abbassi gli occhi. No, però mi colpisce perché forse a casa non se ne sono accorti, ma lei vede la foto della sua mamma, quindi vede la foto di lei da piccola. Sì. E si ferma cercando di... Di tenere. Beh, mia madre è la cosa più importante della mia vita, sì. Loro erano genitori persona separati. Separati da quando io avevo tre anni, ma io non ho sofferto tanto di questo, perché comunque non mi è mai mancato nulla. Semplicemente è una donna straordinaria, con una forza che credo mi abbia passato lei e anche mio padre. Sono stati degli esseri unici, degli esemplari singolari, se permettetemi il gioco di parole. E quindi quando la vedo, adesso rivedo me. I tuoi genitori assecondano questa tua passione poi alla fine, perché sì, ti fanno fare il ruolo d'attrice in questa serie, sì, diciamo, con Costanzo, e poi tu andrai avanti, farai un concorso nel 1994. 94, sì, bellissima. E come va quel concorso? Va bene perché lo vinco. Scusate, no, perché magari non tutti lo sanno. Va bene perché lo vinco. Va bene perché lo vinco, ma poi comunque è stata un'esperienza, eccolo, Alberto Castagna, grande personaggio, anche un bacio. Tante emozioni, lo sapevo. Posso avere un bicchiere d'acqua? Certo, possiamo avere un po' d'acqua, Andrea Di Carlo. Grazie. Puoi vedere. Grazie, Andrea. Quindi scusami, 94 vinci bellissima, sì. Chi ti accompagna? La nonna, la mamma, papà, nessuno? No, in realtà nessuno, ma alla finale c'era mia madre. Ovviamente so che non potete mandare le immagini, ma era molto bello perché c'è una mamma che si commuove proprio come ho fatto io qui. E qui sto incoronando un'altra, quindi questo era il 95, l'anno dopo. Sì. È stata una bella emozione quella, Caterina, è stato un anno decisivo, anche se avevo avuto anche un'altra frattura un anno prima, questo non l'ho raccontato. Che senso, una frattura? Avevo perso un mio fidanzato. Perso? Questo non è uscito nell'intervista, non c'è più. Io ero fidanzata e purtroppo un incidente stradale me l'ha portato via. Quindi questo qui è l'anno in cui insomma stavo rimettendo un po' a posto le mie cose, ma... Beh, non è facile, è sempre per stato... una ragazzina, no. Avevi 15-16 anni. Bravissima, metabolizzare è stato difficile, come tante altre cose, ma insomma si dice che le cicatrici in qualche modo, no, poi servano e forgino la persona. Io credo di essere allora così, super forte. Quindi quel concorso ti aiuterà ad andare avanti? Questo concorso mi aiuterà, sì, comincio a lavorare, vinco questo contratto con la Riccardo Gai. E cominci quindi la tua carriera di modella? Un'agenzia, sì, importantissima di modella, e comincio ad andare a Parigi, a Tokyo, in Inghilterra, ho fatto tante sfilate. Ti piaceva la modella, tu che sei una pensante? Mi piaceva, però mi ha cominciato poi a stare stretto, brava, bravissima, hai colto subito nel segno. Così come poi mi sono cominciata a stare stretta anche tante altre cose. Quindi questo assenteismo, se vuoi, no, anche dalla televisione, è stato un po' anche volontario da parte mia. Quando ho conosciuto l'amore ho messo un attimo il pensiero e ho detto: io ho voglia di fare altro, io ho voglia di recitare, che poi è sempre stata la cosa per cui sono nata e forse sono stata sempre più portata. E il teatro comunque mi ha accettato, perché non era facile vincere, grazie, non era facile vincere il pregiudizio anche da un essere televisivo, così come ci chiamano, ad andare a recitare in teatro e soprattutto convincere il pubblico che oltre le fattezze ci sono anche le sostanze. No? Mentre tu bevi, noi ricordiamo una cosa. Lei viene scelta come letterina di Passaparola. Uh-huh. Nel frattempo avevi fatto la paperetta paperissima con Columbro e la Cuccarini. Sì. E ti troverai a lavorare con Ilari Blasi, Silvia Toffanin, sì, Cerera Traiani, sì. Caterina Murino anche. Caterina Murino, lei andò via prima che io arrivassi. Quindi c'era anche lei. Sì. Insomma, com'era stare con tu? C'era Vincenza Cacace. Vincenza Cacace, la conosci Vincenza. Anche tu, infatti. Sì, sì, deliziosa. Sì. Insomma, un gruppo di ragazze
Della porta accanto. Della porta accanto, assolutamente. Sei d'accordo, no? Con questa definizione. Scelta, quindi, ecco, quindi. Proprio da Gianna Tani, poi ecco. Dissi di no, ma questa è un'altra storia. Ah! Sì, sì. E perché? Adesso te lo chiedo. No, no, ma lei lo racconta nel suo libro, Gianna, okay. Non è un mistero, l'abbiamo non detto. Ho avuto modo di leggere, no, lo farò. No, perché mi dissero di togliere il neo. No. Perché, sai, ti ricordi, vabbè, in televisione negli anni 2000 avevano bisogno di immagini pulite, senza niente. E quindi il neo era disturbava. Quindi sai perché non lo togli? E tu invece sei stata brava, no. Bravissima. Posso farti un applauso io? Perché diciamo che il mio credo, caratteraccio no, era, no. Era ancora più impegnativo. Bella volitiva e bella, ti sei affermata. E quindi tu, credo invece, sia giusto. Poi passaparola, sì. Dove tutte volevano fare quel beh, serale, sì, è stato, no? È stato un trampolino assurdo, era ambitissimo come posto. Io venivo da Paperissima con Marco Columbro e la Cuccarini e da lì proprio un cambio studio feci, di qui mi ritrovai lì. Facevi anche lì dispetti? Sì, sì, cioè, sempre, io ho sempre allora, fatto. Allora, le ragazze? Sì, sì, certo. A ma, Ilari? Sì, sì, soprattutto. Alla Toffanina? Soprattutto ad una, senza fare nomi. Sì. A Silvia? No, 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 no. Straniera? No. Di straniere ce n'erano un po', adesso volete sapere troppo. Forse ve lo racconterò un'altra vabbè, volta. Vabbè, bionda o mora? Forse ve lo racconterò un'altra volta. No, ma no, dispetti adesso sto scherzando. Ma che facevi? Che l'ho combinavi? Sempre che nascondevo gli oggetti prima della diretta così. Oddio, dove l'ho messo questo? Dove l'ho messo questo? Cioè la collana con il nome la nascondevi? No, la collana con il nome ce l'ha, praticamente l'avevano impiantata perché cioè, avevamo quasi le pence perché era un oggetto importantissimo, così come il ciondolo con la A, quindi no, no, non potevamo assolutamente, però che ne so, il mascara piuttosto che i lucida labbra alla fine. Vabbè, prima insomma, cose veramente da Silo Mariuccia, ma qualcuno sì, potrebbe dai, bravissima, dire. Bravissima, sì. E a un certo punto, parallelamente però, frequentavi anche l'università. Questa cosa come era vista dal tuo ambiente? Beh, allora, la mamma nel mio ambiente, mia madre e mio padre benissimo perché vengono da una famiglia di studiosi, di professori e quant'altro, mio papà è un pediatra. Diciamo che non mi hanno convinta loro, cioè io ho sempre voluto anche studiare perché sono una curiosa. Quindi ma ti sei laureata? Sono laureata in Scienze dei Beni Culturali alla Statale di Milano. Hai visto? Vedi, si sa molto altro ma non questo. Beh, in realtà si sa quello che si vuole leggere, secondo me. Beh, anche quello proprio che viene scritto, sai, beh, Alessia? No, che sono laureata è scritto da un po' perché di parte. Perché non lo ripetono perché pare brutto? No, io credo, ecco, sì, cioè è più facile accontentarsi di un'immagine un po' più, no, ribelle, eccetera, che andare invece a scavare davvero nell'intimo di una persona, cosa che per esempio stai facendo tu oggi con me. Ci proviamo. Perché no? Passaparola e arrivano poi i calendari. Sì. Immagino tuo papà pediatra come ha preso questa notizia. Ti posso dire di una tu cosa, protagonista papà, dei calendari. Papà mi starà sicuramente ascoltando. Mio padre ha messo la gigantografia in un ambiente dove poi si saliva giù con le scale, il mio poster enorme in casa. Mamma. Quindi devo dire che non veniamo da una famiglia di bigotti. Bella questa cosa. Ha vissuto quello che io ho fatto in maniera totalmente naturale, totalmente hai elogiato il mio corpo, la bellezza della sua, in quel caso bambina, magari bambina non lo ero. Beh, tanto più. Ormai eri cresciuta, Alessia, però, perché bambina a 9 anni però non costanzo. Ecco, brava, però non, i genitori, poi insomma adesso lo vedo anche io, non riescono a vedere questa crescita così, quindi forse vedono ancora i propri bambini, non lo so, questo bisognerebbe chiederlo a lui. Università? Però fui molto orgogliosa di questo. Beh, fatto che lui espose la mia immagine, quindi proprio poi alla mercé di tutti perché era in casa, ovviamente ero nudo, sempre coperta mamma da una invece collana. Mamma diciamo non si è espressa tanto, ma neanche mi ha elogiato soltanto per quello, mi doveva dire Alessia comunque continua sempre, mi raccomando non ti perdere, insomma le raccomandazioni che una mamma comunque fa per il bene dei propri figli. Quindi università, lavoro, calendari, ma anche amore. Amore. Alessia, diciamo che hai sì dato da fare settimanali. Vediamo però, ecco, vediamo, voglio, voglio non, vedere. Non so perché se non ci sono so tutti oppure c'è qualcuno che se non manca è stato qualcuno ve lo dico io. Stupenda. Alessia Fabiani è senza dubbio una delle regine del gossip italiano. Una ragazza piena di energie, bella come il sole e decisamente peperina. Alessia da anni ci appassiona con le sue tormentate imprese amorose. Black is black. Chi non ricorda il suo flirt con Pippo Inzaghi o la chiacchieratissima storia con Stefano Bettarini, da lei successivamente smentita? Sembrava avesse trovato la persona giusta in Francesco Pini, figlio della bella Alba Parietti, ma niente di fatto.
Alessia torna al centro del gossip per aver soffiato il molleggiato DJ alla splendida Ida Jespica. Naufragata la storia con DJ Francesco, che sia tornata single? Difficile da credersi, vista la sua nutrita schiera di corteggiatori. Non stendiamoci, amiamoci, viva l'amore, non la guerra. Matteo Marzotto è probabilmente l'artefice di questo viva l'amore, nonché l'ultimo di una lunga serie di nomi più o meno illustri affiancati alla vulcanica prezzemolina catodica. Sono soliti flirt attribuiti in maniera indegna, dico io, perché alcuni sono amici, alcuni sono conoscenti, insomma poi è facile, ma è sempre la solita storia. Poi io so. Cosa? Io so la verità. Io so la verità, ma allora a distanza di anni, perché lo devi il problema 2007, è ricordarselo. Filmati di vita in diretta, come non te li ricordi, Alessia? Dipende. Su Pippo Inzaghi? Pippo Inzaghi assolutamente no, non lo conosco neanche. Ma pensa? No, davvero. Lo invito magari a dire il contrario, ma... No, vabbè, che no, cioè, no, l'allenatore, senso... ormai tu sei mamma, voglio dire. No, no, perché non si sa mai, però l'avevo già sentita. Facchinetti è vero, abbiamo avuto un flirt, però c'è un motivo. Aida Jespica stava con il mio Nicolò. Quindi c'è stato ad un momento, io ero fidanzata con Nicolò Oddi per un periodo e lei una sera uscì con Nicolò, che era il tuo fidanzato. Bravissima. E quindi ti ho detto, per dispetto, io mi vado prendo da Francesco. Lui, bravissima. E infatti, uno scambio di coppia, ma delle liaison veramente brevi, saranno state 2 o 3 uscite. Ecco, quindi parlare di amori, no, tesoro, direi proprio di no. Però mi è piaciuta tornare indietro. Però sei stata la nuora di Alba Parietti. Sì. E durante il filmato... Francesco, sì, perché Francesco per me è stato una persona importante, un bravissimo ragazzo, un bravissimo figlio, una persona pulita come credo di esserlo stata sempre anche io, e quindi è un amore che ha funzionato, però eravamo troppo piccoli, troppo giovani e troppo esposti. Ecco, troppo esposti. Bravissimo. L'esposizione potrebbe essere un rischio, un pericolo, dipende da come e soprattutto se sai gestirla. Però adesso in questo filmato erano tutte persone con un nome e con un cognome, c'è stato anche Marco Mazzotto. Beh, l'ambiente era quello. Però ti affascinava stare con una persona comunque del mondo dello spettacolo? Ma in realtà no, perché poi se tu ci vedi... Ci capitavi? È capitato in questi, ovviamente questi che abbiamo nominato, sono capitati perché frequentavamo più o meno lo stesso giro, le stesse persone. E in realtà, ecco, vedi, lui era Nicolò, con Nicolò anche un amore travolgente. Scusa, però ripeto, non sei poi sposato con una super top model? Non credo sia sposato, però sta con una super compagna. Top model. Che vuoi dire, Caterina? No, nel senso che ritorna questo nome. Per questo. Sì, brava, sì. Però insomma prima è stato il mio fidanzato, quindi sono io che ci ho visto lungo. Ecco, e appunto. Poi l'ha preso qualche personaggio. E arriviamo all'amore importante, però. Arriviamo all'amore importante nel 2009, sì. Conosci una persona, con lui davvero cambia un po' la tua vita, perché cambi per lui città, cambi vita, sì. E decidete di diventare genitori. Sì. Quindi era l'uomo per te, perfetto. Era l'uomo per me, Fabrizio è stata una persona molto importante, io l'ho sempre detto, è il padre dei miei figli. Come sarà... li conoscete? Ci conosciamo a Roma, io ero venuta a fare una puntata da Costanzo, pensa, al Costanzo Show, tutto torna. E ero da sola in hotel, questa mia amica romana mi chiama e mi dice dai ti porto a mangiare in un ristorante. In questo ristorante appare questo moretto con gli occhi chiari ed era Fabrizio ed era il proprietario di questo ristorante. Da lì c'è stato una sorta di colpo di fulmine che poi è andato avanti con altri incontri, i quali incontri però si sono poi diciamo ridotti perché io vivevo a Milano, quindi lui mi chiese oh vieni qui oppure basta. Io ho chiuso la casa di Milano e sono venuta a Roma. Eri innamorata? Ero innamorata. È bello essere innamorati? È bello perché, ripeto, io ho sempre vissuto tutto con il cuore a 3000. Per me le farfalle nello stomaco devono esserci sempre e con lui le ho vissute. In più ho desiderato davvero per la prima volta di completare, di fare una famiglia, quindi di non lasciarlo così come magari era accaduto anche altre volte, ma non in maniera così preponderante. E questo succede perché dopo un po' rimani incinta di 2 gemelli. Quando hai saputo erano 2 gemelli? No, vabbè. Sono rimasta interdetta. Kim e Keira. I miei amori.
Ciao amori, lo so che mi state guardando. No, abbiamo detto che sono a scuola? No. Ah no, ti stanno guardando, ah scherzo, sono usciti, sono usciti. Eccoli qua. Dimmi quando ti, il ginecologo, la ginecologa... Allora, mio papà, come vi ho detto, è pediatra ed è venuto con me a fare l'ecografia. Non si vedeva il secondo piccoletto, se ne vedeva solo uno. Dopo un po', ma sono due. Sta scherzando? È vero? Papà? Sì. E poi ho sentito prima il battito del cuore del maschio, che tu sai è un po' diverso da quello maschio e femmina. Quello della femminuccia è più veloce. Noi battiamo sempre, il nostro cuore batte sempre di più. Già da quando nasciamo, sì. E invece quello del maschio è più lento. Quindi ho avuto questa enorme gioia di sentire due cose che si stavano sviluppando dentro di me. E qui mamma Alessia crolla, facciamole un applauso, perché lei me l'ha detto prima dell'intervista, io sui miei figli crollo. E vediamo, sì, questi bambini arrivano, crescono. Sì, crescono e stanno sempre attaccati a mamma. E va bene al tuo compagno che stanno sempre attaccati a te? Ma sì, credo di sì, insomma, credo che gli abbia fatto piacere che si fosse sviluppato questo rapporto. Il problema... Il vostro rapporto invece come va? Comincia un po' ad inclinarsi per, non credo per i figli assolutamente, per altri motivi, molteplici motivi, e poi... Era finito l'amore, Alessia? Cosa succede? Perché quando per me no. I bambini hanno 3 anni cominciate a litigare? Per me non era finito un amore. Questa è una cosa che... sulla quale sto ancora riflettendo, perché come tu ben sai, i dolori vanno metabolizzati e non bastano 8 anni per farlo. Io ancora sono, a volte non ho delle risposte, quindi non mi sento neanche di dartele, perché direi delle baggianate. A volte rifletto ancora su quello che è accaduto, al di là, insomma, del fatto che ci siano stati degli episodi che poi, insomma, purtroppo hanno accelerato il tutto e la mia decisione di mettere fine a questo rapporto, ma io non avrei voluto. Nel 2016 c'è la denuncia da parte tua per violenza domestica. Ci sarà un processo e il giudice, sì, ha stabilito che in realtà non si parlava di violenza domestica, ma di litigi familiari. Quindi il tuo ex padre dei tuoi figli è stato assolto. Sì, sì. E qui questo non è un tribunale, c'è una sentenza che la si rispetta e quindi è così. Sì, è così. E ti dico che da una parte non sono neanche... Diciamo, mi è dispiaciuto perché io ho semplicemente detto la mia verità. Mi è dispiaciuto il fatto che si sia messo in dubbio che io abbia raccontato delle cose vere, o che non abbiano avuto questa gravità. Giornale? Ci tengo a dire questa cosa, così poi me la tolgo, perché è importante. Non dovete non denunciare, perché c'è il rischio che magari appunto ci possa anche essere una soluzione. Io dico sempre che le violenze, i maltrattamenti, gli schiaffi, le percosse vanno denunciati, sempre, senza avere paura di esporsi. Io ho tutelato un po' i miei figli, cioè non ero completamente libera di farlo perché non volevo dare questa immagine poi del padre dei miei figli a loro, così come un mostro, come una persona. Da una parte, paradossalmente, sono anche un po' sollevata dal fatto che invece non è stato, che la legge abbia detto che non è stato così grave. Quindi, non so, sono un po' confusa adesso a riguardo, la cosa è troppo recente, ok? Io questa denuncia l'avevo ritirata lì per lì e forse è quello che ha fatto cadere un po' di efficacia, perché avevo denunciato, perché ero ferita, era diventato anche un po' impossibile stare insieme, però poi ho pensato che avrei vissuto un incubo, dovevo crescere i bambini, non avevo voglia che, ripeto, il padre dei miei figli sarà sempre il padre dei miei figli ai loro occhi. Voglio tutelare questa cosa e ho voluto tutelare questa cosa. Poi ho visto degli articoli che uscivano sui giornali. Ecco, dove... perché sono usciti gli articoli? Me lo vuoi giornali? Dire tu? Anzi, Alessia, se c'è qualcuno che me lo può dire. Io credo che alcune volte si è poco protetti. Tu hai fatto noi delle che siamo esposti. Tu hai no, fatto delle interviste? Mai, no, assolutamente. Lui ha fatto delle interviste? Assolutamente no. Loro hanno sono usciti questi articoli? Hanno riportato. A tutela di tutti, Hanno riportato gli interrogatori del tribunale. Quindi io mi chiedo, come mai a volte ci sono queste fuoriuscite di notizie anche dai tribunali? Questa è una cosa che deve farci pensare, quindi in questo caso sollevo anche una cosa in più. Ma a me non preoccupa Alessia,
o il tuo ex compagno, ma preoccupano i tuoi bambini. Bravissimi. Che a vita avranno quegli articoli non sul so, web. E questa so. Cosa non va bene perché, non so. Perché un uomo e una donna possono essere non più genitori. Lo so, insieme, hai perfettamente ma per ragione. Sempre lo saranno di quei figli, quindi questa cosa è veramente brutta. È veramente e chi brutta, puoi denunciare ma io in quel caso? Non nessuno? Puoi denunciare nessuno perché poi, ripeto, c'è il diritto di cronaca, ci sono delle clausole che si possono più o meno contestualizzare. Anche a lui non avrà fatto piacere. Vabbè, non c'è qui, quindi immagino. Sì. Come hai vissuto la sentenza? Ripeto, confusa ancora? Sì, sono confusa, l'ho vissuta lì per lì, sono rimasta male perché comunque io ero convinta, i fatti c'erano tutti, c'erano le cose che giustificavano il tutto, però ripeto, non era una guerra, io non ho mai parlato di guerra. Io, Caterina, te lo dico, io volevo soltanto una cosa, volevo che lui mi chiedesse scusa, solo una volta, e io non avrei fatto più nulla, uno scusa, un semplice scusa. Si può litigare, si può sbagliare. Scusa, ti ho alzato le mani una volta, due volte, scusa. Questo non c'è stato mai. I ragazzi sono grandi, hanno 12 anni, capiscono tutto. Sì, e ricordano anche. Quindi quando saranno grandi loro, valuteranno e penseranno loro a darsi una spiegazione, come poi è accaduto a tante persone, no? La sofferenza purtroppo esiste in ogni famiglia, no? Ci sono degli episodi più o meno piacevoli, più o meno sgradevoli, ci si abitua un po' a tutto, l'importante secondo me è dire la verità, sempre, poi. E l'importante è ricordare che c'è stata l'assoluzione e questa sarà anche una cosa che i tuoi figli ricorderanno. Assolutamente. Assolutamente. Tutto questo è arrivato, mi confermano, il video in cui c'è il tuo piccolo Kim, sì. Tuo figlio, che nel ruolo di Dante, perché anche lui fa l'attore, come la mamma a 9 anni, cioè scusami. Guarda, sono delle coincidenze, delle corrispondenze assurde che io non mi spiego, è stato scelto per questo ruolo e per un altro anche. 60 secondi e ve lo mostriamo. E Kaira invece? Anche Kaira? Kaira anche. Fu così che Alighiero e Lapa fecero il loro ingresso in quella corte sontuosa che li intimoriva. Fra loro, il piccolo Dante, ignaro che di lì a poco avrebbe avuto un incontro destinato a mutargli la vita. Niente, guarda, sto respirando, lì proprio si è fermata. Si è fermata la lacrima per il tuo Kim. Si è fermata. Anche Kaira. Anche Kaira ha fatto diverse cose, tra cui un cortometraggio, Maledetta Primavera, che è stato premiato al Festival di Roma. Quindi, ma che bella questa cosa. Eccoli, qui invece sono in Pinocchio, il film di Matteo Garrone. Avevano lì una piccola parte, questo era un po' di anni fa. Beh, vorrei chiederti tante cose, no? Come gestisci il fatto che loro siano così piccoli, hanno anche delle pagine social. Poi magari sì, un'altra volta torno. Quando faremo l'attualità. Torno. L'ultima domanda per te. C'è un nuovo amore per Alessia Fabiani? Non è nuovo, c'è già da un po'. E con questo, no, ciao a tutti. Ciao a tutti, vi lasciamo. Vi lasciamo, noi ci vediamo domani alle ore 14, ma scusami, dimmi. È conosciuto Alessia? No, assolutamente no. Ci sei ricascata no. Su quelli famosi, assolutamente Alessia Fabiani? Assolutamente no, altrimenti già si saprebbe. Giusto, Alessia Fabiani. Ciao Alessia. Bene.